劇ゲームプレゼンタ。Se hai iniziato a vedere questo video, immagino due possibilità. Nel primo caso conosci Harding e ti sembra un po' strano che qualcuno possa creare un mini documentario su un team dimenticato da tutti. Però sei curioso di vedere cosa ti sto per raccontare. Nel secondo caso invece non conosci Harding e stai solo aspettando di capire chi sono e se vale la pena vedere tutto il video. Per non farti perdere tempo posso dirti che se ti piacciono i videogiochi strani e originali, in questo video ti parlo di tanti giochi interessanti che pochi conoscono in Italia. Tanto per capire, mentre sto facendo questo video non esiste neanche una pagina Wikipedia in italiano su Harding e anche in inglese ci sono pochissime informazioni su questo team giapponese. Per scoprire alcuni giochi Harding ho dovuto anche tradurre le recensioni giapponesi pubblicate su Amazon Giappone, perché nessun altro ne parlava nel resto del mondo. Harding è proprio uno dei motivi per cui ho iniziato il progetto Gekigemu e soprattutto questi documentari della serie Fuori Orario Videoludico. Harding è un gruppo che si merita di essere ricordato tra gli sviluppatori giapponesi più interessanti, soprattutto per quello che hanno creato negli anni 90 su console. Come avevo già fatto con i video su Lofdelic e Yotsaito, in questo episodio di Fuori Orario Videoludico vorrei raccontarti un po' la storia di Harding e farti vedere alcuni dei loro giochi più strani e originali. Tra questi giochi ci sono Tale of the Sun, Carnage Earth e Mr. Domino, che per fortuna hanno pubblicato anche in Occidente, però tanti dei loro progetti sono rimasti solamente in Giappone. Come al solito mi serve un po' di tempo per raccontarti la storia di Harding. Magari metti il video nei preferiti così te lo guardi a pezzi in diversi giorni. In ogni caso, buona visione. Questo documentario sta per vedere un po' di cose interessanti. Ci sono dei giochi acquatici che non avevano uno scopo finale, ci sono dei giochi di combattimento tra mech dove non sei tu a controllare il robot e invece devi programmare la sua intelligenza artificiale, senza dimenticare i simulatori di ferrovie per veri maniaci dei treni. Tutto questo ha un inizio abbastanza preciso. Tatsuo Nagahama è nato nel 1953 e da giovane ha lavorato per alcuni anni come assistente nel mondo del cinema giapponese. Tatsuo però era un grande nerd e quando non lavorava per qualche film si divertiva a montare PC e sviluppare programmi di ogni tipo. All'inizio degli anni 80 Tatsuo era stanco di farsi sfruttare dai registi giapponesi per pochi soldi e nel 1986 ha fondato il team Harding dopo la pubblicazione del loro primo gioco chiamato A-Train. La serie A-Train rimane sicuramente quella più famosa che hanno mai sviluppato, però te ne parlo un po' meglio alla fine di questa storia, così lascio lo spazio ai loro esperimenti più strani. Negli anni 80 i computer erano sempre più usati in Giappone e come è successo anche da noi, tra i generi più giocati c'erano i simulatori strategici. Puoi immaginare Harding all'inizio della sua carriera un po' come la Maxis giapponese. Grazie a SimCity, Will Wright e Jeff Brown avevano fondato Maxis nel 1987 e allo stesso modo Tatsuo era riuscito a trovare successo in Giappone con A-Train. Per molti anni Harding è stata una specie di Giano Bifronte, con due facce in parallelo. Per metà i loro giochi erano ambientati nell'America del passato e per metà nello spazio futuristico. Una parte della loro fama la devono sicuramente ai giochi strategici, però l'altra parte la devono alle loro idee sperimentali e un po' strane. Erano anche molto bravi a prendere qualcosa di vecchio e poi a rinnovarlo con meccaniche innovative. Secondo me il modo migliore per farti scoprire i giochi Harding è proprio quello di saltare avanti e indietro nel tempo senza un ordine preciso. Vado un po' a preferenze personali per scegliere quali giochi raccontarti prima e quali dopo. Preparati solo con un po' di curiosità. Stai per vedere il primo e forse l'unico documentario mai creato su Harding e i loro giochi dimenticati.
Sono molto contento di farti scoprire cosa hanno fatto e magari quando hai finito di vedere questo video ci sarà un altro fan di Artdink in Italia, il che sarebbe già abbastanza rivoluzionario. Il primo gioco Artdink che ti racconto è Tale of the Sun. Molto probabilmente lo metterò anche nel video sui giochi alternativi per la prima PlayStation. Questo era uscito nel 1996 in Giappone e nel 97 anche in America. Purtroppo non è mai uscito in Europa. Tale of the Sun era un gioco abbastanza rivoluzionario. Era a metà tra un simulatore di vita primitiva, un po' era un gioco di sopravvivenza e poi aveva un open world a esplorazione libera. In pratica nel gioco usi un uomo preistorico e la tua missione è quella di far evolvere la sua tribù, e intanto costruire una torre abbastanza alta per raggiungere il sole. Naturalmente nella preistoria per costruire una torre solare potevi mettere insieme i teschi di mammut uno sopra l'altro. Il problema è che i mammut sono gli animali più grandi e pericolosi per un uomo primitivo. Per ucciderli devi diventare molto molto più forte e poi migliorare la tecnologia della tua tribù. Il gameplay di Tale of the Sun era davvero molto strano nel 1996. Il sistema di sopravvivenza e l'esplorazione libera del mondo lo rendono più simile a giochi usciti negli ultimi anni piuttosto che gli altri giochi PlayStation. Non ci sono mappe e neanche frecce che ti dicono dove andare. Sei praticamente libero di andare dove vuoi e in ogni direzione scopri qualcosa di strano. Per terra trovi tante cose da mangiare che fanno salire la tua abilità e aumentano anche il livello culturale della tua tribù. In questo modo sblocchi armi più forti e diventi più bravo a combattere. Mentre sali di livello puoi cacciare animali sempre più grossi e pericolosi, finché non ti senti abbastanza forte per provare a combattere contro uno dei tanti mammut che si nascondono nel mondo. Se qualche animale ti uccide durante i combattimenti, puoi continuare a giocare usando uno dei tuoi discendenti della tribù, che sono sempre un po' più forti e intelligenti dei loro antenati morti. Però se sopravvivi molto tempo con un personaggio, allora la tua tribù ha più tempo per moltiplicarsi e concepire nuove generazioni. Praticamente se nascono più bambini nella tribù, aumenta il numero delle tue vite nel videogioco. Giocare a Tale of the Sun è un'esperienza a metà tra il mistico e il selvaggio. Ad esempio, quando ti muovi e combatti, il tuo personaggio si stanca. Però non ci sono barre di energia o punteggi che ti dicono quanto sei stanco. Mentre giochi, ogni tanto il tuo personaggio si ferma e si mette a dormire, e tu non puoi fare niente. Anche se stai scalando una montagna o se stai combattendo contro qualche scimmia, se il tuo personaggio ha sonno, allora si butta a terra e comincia a dormire. Questa meccanica è totalmente folle, rende il gioco ancora più selvatico. È come se il tuo personaggio avesse una vita propria che non puoi controllare del tutto. Il mondo di Tale of the Sun è anche pieno di luoghi strani che non hanno una funzione precisa. Ci sono in giro dei monumenti che sembrano costruiti da una qualche civiltà segreta in onore di divinità scomparse. Poi nel cielo scorrono all'infinito immagini di stelle e pianeti misteriosi. Credo che Tale of the Sun sia proprio un gioco perfetto per farti capire cosa sviluppava Artdink in quegli anni. Come puoi immaginare, Tale of the Sun era troppo strano nel 1996 e non ha venduto molto. Solo negli ultimi anni comincia a essere considerato un gioco cult davvero molto speciale. Topolo è un altro gioco sperimentale sviluppato da Artdink insieme al team Flip Flop. L'hanno pubblicato solo in Giappone a metà del 96, sempre su PlayStation. Topolo è un po' come costruire i Lego, non hai un obiettivo principale, puoi usare la tua immaginazione per creare degli animali strani usando i mattoncini. Poi quando sei soddisfatto della costruzione, allora la metti dentro un'ambientazione colorata dove vive insieme ad altri animali. Forse ti ricordi che in altri video ti avevo parlato di giochi come Freaky Forms per 3DS oppure Graffiti Kingdom su PlayStation 2. E anche in quei giochi puoi disegnare i personaggi da usare nell'avventura. Puoi considerare Topolo un po' come il padre di questi giochi, però in Topolo non c'era un vero e proprio gameplay. La soddisfazione è quella di dare sfogo alla tua immaginazione e vedere i tuoi animali prendere vita. Di sicuro all'epoca era un non gioco abbastanza strano da vedere su PlayStation. Può anche considerarlo un po' come uno dei primissimi programmi di modellazione 3D su console. Topolo sembra un po' più simile agli esperimenti ludico-creativi usciti negli ultimi anni su PC. Ormai è normale vedere un gioco in cui puoi costruire cose random a piacere. Nel gioco però c'era anche una modalità multiplayer a due giocatori. In pratica costruisci il tuo personaggio e poi cerchi di farlo combattere contro quello che ha costruito il tuo amico, ovviamente con dei risultati molto demenziali. Sicuramente nel 96 Topolo era un'altra bella prova di quanto Artdink fosse interessata a pubblicare idee originali per un pubblico di nicchia. È chiaro che anche loro non si aspettavano di vendere milioni e milioni di copie con questi giochi.
però sembra che per loro fosse altrettanto importante creare qualcosa di interessante e un po' diverso dal solito. Il primo Carnage Art era uscito su PlayStation nel 1995. Era un po' un'evoluzione degli esperimenti di intelligenza artificiale che ArtDink aveva già iniziato negli anni 80 su computer, con giochi come How Many Robots e HR2. Questi erano dei puzzle game in cui dovevi insegnare a dei piccoli robot come comportarsi nei livelli senza il tuo controllo, per superare delle prove o costruire delle torri. Carnage Art invece è basato sui combattimenti tra mech in arena, ma anche qui non devi controllare i robot direttamente. Invece devi programmare la loro intelligenza artificiale per fargli imparare a combattere. Fortunatamente non devi scrivere codice per programmare i robot, ti basta collegare tra di loro delle icone su una griglia e ogni icona ha delle funzioni o delle abilità particolari. In questo modo pianifichi le strategie e intanto insegni ai mech come comportarsi nelle diverse situazioni. In pratica Carnage Art è una simulazione di quegli scienziati pazzi che nei manga o negli anime costruiscono dei robot giganti per salvare il mondo. Invece di interpretare il solito ragazzino che comanda il robot per sconfiggere i nemici, in questo gioco sei tu che lo costruisci scegliendo i vari pezzi e poi modelli la sua intelligenza. Poi quando combatte osservi come si comporta e capisci se c'è qualche modifica da fare. Nel gioco l'obiettivo è quello di conquistare delle colonie spaziali in una guerra tra eserciti di robot automatizzati. In qualche modo ricorda un po' un altro vecchio gioco di ArtDink che era chiamato Far Side Moon. Carnage Art è un'esperienza molto speciale rispetto ai soliti giochi di mech ed è una grandissima soddisfazione vedere come si comporta l'intelligenza artificiale che hai creato nelle diverse battaglie. C'è anche una modalità multiplayer dove fai combattere le tue creazioni contro quelle dei tuoi amici per vedere chi di voi è lo scienziato pazzo più geniale. Il gioco era uscito anche in Europa nel 1997, però da noi è rimasto praticamente sconosciuto e anche oggi lo trovi a pochi euro su eBay. Se invece preferisci, l'ultimo Carnage Art Hexa è uscito in inglese su PSP nel 2013 e lo vendono ancora nello store digitale di PlayStation. Nel 1997 su PlayStation è arrivato anche il simulatore di volo alternativo di ArtDink, che aveva il titolo di Kaze no Notam. In quegli anni molti fan PlayStation giocavano con Ace Combat, dove si usavano aerei da combattimento super veloci. ArtDink invece ha creato un simulatore di volo rilassante e riflessivo, dove usi delle mongolfiere. Kaze no Notam assomiglia un po' a Pilot Wings di Nintendo, però è una versione ancora più calma e contemplativa. Quando voli su una vera mongolfiera non hai pieno controllo dei movimenti. Puoi cambiare il calore nel pallone per salire o scendere in cielo, però poi la direzione in cui voli è decisa dal vento. Nel gioco la meccanica è praticamente la stessa, puoi salire e scendere con la mongolfiera per trovare il vento che soffia nella direzione che vuoi seguire. Ci sono diversi livelli e missioni in Kaze no Notam, ad esempio devi volare fino a un punto preciso del mondo oppure devi colpire delle mongolfiere a forma di animale con delle palline colorate. Nel gioco incontri paesaggi di ogni tipo, ci sono anche diverse situazioni atmosferiche, monumenti famosi e costruzioni molto misteriose. Purtroppo il motore grafico sulla prima PlayStation era un pochino limitato e non potevi guardare molto lontano, però il fascino del giro del mondo in mongolfiera c'era comunque tutto. Kaze no Notam è uscito solo in Giappone, però non ci sono troppe scritte in giapponese, quindi puoi giocarlo senza troppi problemi anche se non conosci la lingua. Nel 2000 ArtDink aveva iniziato a pubblicare giochi su PlayStation 2 e Battle Construction Vehicles rimane uno dei picchiaduro più strani di sempre. Immagina un gioco come Street Fighter o Tekken, però usi delle ruspe per combattere. C'è una modalità storia in stile anime con una trama davvero epica di vendetta familiare e ci sono un sacco di personaggi pazzi che fanno le super mosse con le ruspe. Poi quando finisci la storia c'è la modalità multiplayer che è favolosa per qualche serata demente con gli amici. Prima o poi mi piacerebbe fare una serie di video dedicate ai giochi multiplayer alternativi per console e PC. Comunque non so quanti sviluppatori potevano essere così pazzi da pubblicare un picchiaduro trash come questo. L'ambientazione di BCV è una di quelle scelte che ti fa capire come ArtDink si divertiva un mondo a inventarsi le idee più strane per un videogioco. I controlli sono molto legnosi e spesso i combattimenti si vincono più per fortuna che per abilità, ma alla fine è proprio quello che mi aspetto da un combattimento tra ruspe. Insomma, Battle Construction Vehicles è un gioco talmente stupido da diventare poi geniale. La modalità in singolo vale la pena da giocare per la storia. È una bella parodia dei classici anime di combattimento e poi così sblocchi tutti i personaggi da usare in multiplayer.
Con gli amici BCV può diventare un gioco epico se ti piacciono i picchiaduro alternativi che non si prendono troppo sul serio. Il gioco è stato pubblicato anche in Europa, quindi se lo trovi a poco non hai problemi a giocarlo sulla tua PlayStation 2 PAL. Negli anni 90 Artdink ha creato un po' di giochi di ruolo molto interessanti su PC e PlayStation, soprattutto se li confronti con quelli usciti nello stesso periodo in Giappone. Una di queste serie si chiama Lunatic Dawn. Qualcuno la considera un RPG in stile occidentale, però in versione giapponese. Il primo episodio è uscito nel 1993 su PC, praticamente un anno prima di The Elder Scrolls Arena. All'epoca Lunatic Dawn era un gioco davvero molto ambizioso. Da quanto ho letto sembra che per farlo funzionare ti serviva anche un hard disk, anche se nel 1993 non tutti i PC giapponesi ne avevano uno. Il mondo del gioco cambia in modo random a ogni nuova partita. Praticamente usa un sistema di creazione procedurale di tutte le ambientazioni, dei dungeon, delle città. Il gioco è completamente libero nella sua esplorazione e gameplay. Quando inizi sai che c'è una presenza malvagia da sconfiggere, però non ti dicono come farlo o dove trovarla. Puoi completare le quest del gioco senza un ordine preciso e mentre aiuti gli abitanti la tua fama di eroe aumenta e così attiri l'attenzione del nemico. Lunatic Dawn usa anche un sistema di sopravvivenza dei personaggi. Hanno bisogno di mangiare per rimanere in salute e quindi prima di viaggiare da una città all'altra devi organizzarti con tutto il cibo che ti serve nel tragitto. La serie ha avuto abbastanza successo in Giappone, ma purtroppo non è mai stata tradotta in inglese. Negli anni sono usciti alcuni seguiti su PC e su PlayStation, però non tutti seguono lo stesso tipo di gameplay. Un nuovo Lunatic Dawn era stato annunciato nel 2009, però poi lo hanno cancellato e al momento non si sa se Artdink lavorerà ancora sulla serie. No One Can Stop Mr. Domino è uno dei giochi più famosi di Artdink. Mi ricordo quando era uscito su PlayStation nel 98, anche in Italia c'erano le pubblicità sulle riviste di videogiochi. Come puoi capire dal titolo, il protagonista è una tessera del domino e tu devi aiutarlo a muoversi in diversi livelli, uno più difficile e folle dell'altro. Puoi mettere delle tessere del domino sulla strada e quando ripassi allo stesso punto gli vai addosso per farle cadere una dietro l'altra. In questo modo schiacci delle caselle speciali e così attivi degli eventi che modificano il livello. È abbastanza difficile spiegarti come funziona il gioco, non esiste quasi niente che gli assomiglia. L'unico che mi viene in mente che è un po' simile è Minon Everyday Hero per Wii. Forse lo intuisci un po' guardando il video, comunque Mr. Domino è un po' un mix tra un puzzle game e un gioco di corse. Giri nei livelli e cerchi di evitare gli ostacoli e intanto ragioni su dove mettere le tessere del domino. Per completare il livello devi attivare tutte le caselle speciali e devi farlo prima che scada il tempo. Ci sono davvero tantissimi eventi pazzi di ogni tipo, ad esempio dei meteoriti che cadono sulla città oppure una bomba che esplode nel forno di casa. Se sei molto bravo puoi anche fare dei record sempre più alti. Mr. Domino è un puzzle game hardcore e aveva un'ambientazione davvero molto originale. Chi lo aveva giocato nel 98 se lo ricorda ancora per il suo gameplay e lo stile molto bizzarro. In qualche modo mi ricorda un po' l'ironia di Katamari Damacy. Un altro RPG alternativo di Artdink si chiama Suzume Kaizoku. È un gioco di ruolo piratesco uscito su PlayStation nel 1998. È a disposizione un oceano tutto da esplorare, ci sono isole del tesoro e combattimenti navali. Negli anni 90 gli RPG più famosi su PlayStation avevano ambientazioni fantasy o steampunk. Artdink invece aveva scelto il mondo dei pirati, uno stile un pochino più occidentale. La storia ricorda quella di tante avventure di pirati, c'è un tesoro leggendario che può esaudire ogni desiderio per chi lo trova. Il gameplay è un mix tra esplorazione e tower defense. Devi tenere sotto controllo la tua base per proteggerla dagli attacchi delle bande nemiche. Intanto esplori l'oceano e le isole per trovare i tesori nascosti. Nel mondo incontri anche tante città da visitare, tutte piene di personaggi da aiutare oppure da rubare. Puoi anche sbloccare delle navi più forti e veloci, oppure le rubi agli altri pirati. Naturalmente se raccogli più tesori e completi le varie quest, puoi anche far entrare nuovi pirati nella tua banda. Nei combattimenti puoi colpire le altre navi con i cannoni prima di avvicinarle e poi quando fai l'abbordaggio diventa una specie di battaglia strategica in tempo reale. Vedi due equipaggi che saltano da una nave all'altra e si picchiano tra di loro. Insomma, Suzume Kaizoku è un perfetto RPG giapponese con ambientazione piratesca. Purtroppo non è mai uscito dal Giappone e per adesso non esiste neanche una traduzione amatoriale.
Nel 1999 Harding ha pubblicato Vampire Kiyoketsuki Densetsu, naturalmente sempre su PlayStation. Era un'avventura di ruolo ispirata al mondo dei vampiri. Di giorno esplori le città, interagisci con gli abitanti per entrarci in confidenza e intanto cerchi anche di scoprire le loro abitudini. L'orologio interno fa passare il tempo e quando arriva la notte invece diventi un vampiro e devi entrare nelle case di questi abitanti per succhiare il sangue e farli diventare i tuoi servitori. Questi incontri notturni hanno un sistema di strategia basato sulle abilità dei personaggi, però tengono anche conto di quanto sei entrato in confidenza con loro durante il giorno. Oppure se avevi detto qualcosa di strano a uno degli abitanti della città e quindi lui si è spaventato, poi di notte mette fuori casa dei mazzetti di aglio e quindi non riesce ad entrare. Quando giochi c'è anche un altro vampiro avversario che si muove nel mondo in tempo reale e quindi può rubarti le vittime per farle diventare i suoi servitori. Se questo non bastasse, nel frattempo devi stare anche attento ai cacciatori di vampiri, che stanno indagando nelle varie città. Mettono delle trappole in giro, quindi devi stare molto molto attento a come ti muovi e con chi parli. All'inizio del gioco esplori una piccola città, però andando avanti nell'avventura la tua sfera di influenza vampiresca si espande e poi ti sposti in città sempre più grandi. A quanto pare c'è anche Londra negli ultimi livelli. In Vampire Kiyoketsuki ci sono così tante forze parallele che si muovono e influiscono sul gioco che è praticamente impossibile assoggettare tutti i personaggi in una sola partita. Se vuoi vedere tutte le storie e succhiare il sangue a tutti i personaggi devi giocarlo più volte, anche perché il comportamento dei tuoi nemici non è mai lo stesso e non puoi sapere come andrà a finire la partita. Ti avevo parlato di Aquanauts Holiday nel video di giochi alternativi su PlayStation 3, però il primo Aquanaut era uscito invece su PlayStation nel 1995 e sicuramente l'episodio più astratto della serie. Ha un gameplay molto libero e non ci sono missioni precise o un obiettivo finale da raggiungere. La sua bellezza è proprio quella di offrire un oceano intero da esplorare a piacere, con tutti i suoi pesci e i luoghi misteriosi da scoprire. Sei libero di nuotare dove vuoi e scegliere da solo come apprezzare le sue ambientazioni. Mentre nuoti puoi interagire coi pesci mettendo dei suoni, oppure puoi usare dei mattoncini colorati per attirare diversi tipi di pesce in diverse zone dell'oceano. Puoi immaginare il primo Aquanauts Holiday come un grandissimo acquario da esplorare e osservare. Il gioco era stato pubblicato anche in Europa nel 1996, però non l'ha comprato nessuno e poi gli altri capitoli della serie sono rimasti solamente in Giappone. Verso la fine di questo mini documentario sui giochi alternativi di Harding, mi sembra giusto raccontarti anche qualcosa sulla loro serie di maggior successo, ovvero A-Train. Oggi sono usciti più di 10 episodi e spin-off di A-Train. Sono tutte simulazioni strategiche di treni e ferrovie, con un po' di sistema manageriale e cittadino nelle ultime versioni. Sembra che in Giappone i primi A-Train avessero avuto un successo grandissimo, quasi simile a SimCity in Occidente, e anche da noi hanno pubblicato alcuni episodi su PC e console. Per gli appassionati di ferrovie, A-Train rimane uno dei migliori simulatori, e negli anni 80 era stato una piccola rivoluzione per il genere. E anche grazie alle vendite di A-Train che Harding è rimasta in vita fino ad oggi, anche se i suoi giochi originali non hanno mai venduto molto. Oltre ai simulatori di treni e progetti sperimentali, l'altra metà dei giochi Harding è un insieme di strategici e giochi di ruolo più o meno classici. Come visto, la maggior parte dei suoi giochi alternativi sono stati pubblicati negli anni 90 sulla prima PlayStation. È proprio in quel periodo che l'organizzazione interna di Harding dava grande libertà ai giovani game designer, come ad esempio Katsutoshi Iida. È stato proprio lui che ha creato Tale of the Sun e Aquanauts Holiday. Vale la pena dedicare un video intero a Katsutoshi Iida. È stato anche il creatore di uno dei miei giochi preferiti per GameCube, ovvero Doshin the Giant, di cui ti avevo parlato nel video dei giochi alternativi per GameCube. Se ti interessa scoprire la sua filosofia videoludica, puoi tenere d'occhio Gekigemu, perché farà un episodio di Fuori Orario Videoludico su di lui nei prossimi mesi. Per gli altri game designer che hanno creato questi giochi Harding, purtroppo ci sono pochissime informazioni online. Topolo era stato diretto da Yoichi Yamaguchi quando aveva fondato Flip Flop e sembra che oggi stia ancora lavorando per Harding sui loro giochi di anime. Masaki Izuka invece ha diretto tutti i Carnage Art e almeno fino al 2014 lavorava ancora per Harding. Esiste anche un suo profilo su Twitter, però non lo aggiorna più da quell'anno, quindi non ho la minima idea di cosa stia facendo oggi.
e Yachiro Sakurai invece aveva diretto Kaze no Notam, e il suo gioco più recente sembra essere Clock Tower 3 quando lavorava per Capcom. C'era anche Satoshi Iwai, che aveva diretto Battle Construction Vehicles e ultimamente ha lavorato con Bandai Namco sulla serie di God Eater. Mr. Domino invece era stato diretto da Tamotsu Sato, che da quanto visto fino al 2009 era ancora con Hardink, ma poi sembra scomparso. Purtroppo non si trovano informazioni sugli altri game designer che avevano creato i loro giochi negli anni 90. Hardink è stata una delle compagnie che negli anni 80 ha segnato i videogiochi giapponesi su PC e ci ha anche regalato alcuni dei giochi più originali su PlayStation, insieme a sviluppatori come Love Delic e Human Entertainment. Purtroppo non sono mai riusciti ad avere abbastanza successo per continuare su quella strada. Oggi un'altra fonte di guadagno per Hardink sono i publisher come Bandai Namco, che l'assumono per creare alcuni dei tanti giochi di Gundam, Dragon Ball e Sword Art Online. Sembra che questo sia l'unico modo che hanno trovato per non fallire, e ormai Hardink ha smesso di sviluppare giochi alternativi. Oggi tanti dei giovani game designer che negli anni 90 avevano spinto l'onda originale di Hardink ormai lavorano per altre compagnie oppure sono troppo vecchi per tentare qualcosa di nuovo. È davvero un peccato che Hardink non sia molto conosciuto tra i giocatori occidentali e soprattutto tra i giocatori italiani. Sarebbe bello se questo video potesse aiutare altri appassionati di giochi strani e originali a riscoprire i suoi progetti più interessanti e dimenticati. Hardink è uno di quei team che anch'io ho scoperto e ho apprezzato solo negli ultimi anni. Quando pubblicavano giochi su PlayStation, io avevo un Nintendo 64 e non seguivo troppo le uscite Sony. In quegli anni, per conoscere giochi interessanti, dovevi leggere le riviste di videogiochi, però io seguivo quasi solo Mega Console, che era specializzata in Nintendo e Sega. Poi mi ricordo che quando andavo a casa di qualche amico che aveva la PlayStation, allora leggevo le sue riviste e c'era un mondo pieno di giochi mai visti prima. Purtroppo, come capita anche oggi, molto spesso i giochi più alternativi venivano sottovalutati e recensiti male dalle riviste. Per fortuna, oggi con internet è molto più facile scoprire sviluppatori e giochi originali, proprio come quelli di Hardink. Se la storia che ti ho raccontato in questo video è stata interessante, allora puoi ringraziare i ragazzi e le ragazze che aiutano Geeky Game su Patreon, perché senza persone che sostengono il progetto non posso continuare a fare video dedicati a giochi e manga dimenticati. Se anche tu hai voglia di aiutarmi, puoi leggere come fare nella pagina di Geeky Game su Patreon. A presto e grazie per avermi ascoltato fino a qui.